Buongiorno, questo video come si può intuire riguarda il vogatore ed è per tutti coloro che vedendo gli altri miei due video a riguardo mi hanno chiesto consiglio su come superare per la prima volta la mezza maratona. Come mai tutte queste richieste contemporaneamente? Semplicemente perché sul sito della Concept ogni anno esce la sfida che invita i partecipanti a remare almeno una mezza maratona nei primi 15 giorni di maggio. Ormai la sfida è scaduta perché oggi è il 18. Io purtroppo non sono riuscito a girare questo video prima perché sto organizzando un importante seminario sul movimento umano che mi ha occupato tutto il tempo, però sono sicuro che questo video vi servirà in ogni caso, nel caso abbiate accettato la sfida, perché mi aiuti a capire i punti sui quali potevate migliorare e su cui lavorare in futuro, nel caso non abbiate accettato la sfida, perché comunque questa sfida si riproporrà l'anno prossimo o in una qualsiasi competizione prima o poi apparirà, come è successo qualche anno fa ai Games. Il dominio di tempo di una mezza maratona generalmente è molto diverso, molto più alto rispetto a quello su cui i miei atleti si cimentano. Io alleno principalmente atleti multidisciplinari e ciclisti e in ogni caso i lavori che facciamo non durano il tempo di una mezza maratona. Cerchiamo di fare lavori più brevi e più specifici per alcuni altri aspetti che non richiedono tutto questo tempo. Però ogni tanto è bello cimentarci, sì. Darò per scontato l'aspetto tecnico della vogata, perché su questo ho già fatto altri video, quindi se voi è la prima volta che guardate questo video e non avete visto gli altri, vi consiglio di cliccare sul link e di andare a vedere prima l'aspetto tecnico, anche perché non è possibile pensare di affrontare una maratona con delle lacune. Bisogna avere chiaro quali sono le fasi dello stroke e come respirare prima di cimentarsi in un'impresa così lunga, anche perché un piccolo errore ripetuto in una distanza come 500 metri, vabbè, è meglio che non ci sia, ma di certo non sarà la causa di tutti i vostri problemi. Invece un piccolo errore ripetuto per 21 km e 97 metri diventa un grosso problema. In questo video inizierò parlando del drag factor. Il drag factor è quella forza che fa fermare la ventola qua dentro prima o dopo, semplicemente questo, ovvero questa ventola incontra la resistenza dell'aria che io decido di far entrare attraverso il damper, cioè la serranda, e in base a quanta aria entra la ventola gira più o meno facilmente e quindi tende a fermarsi prima o dopo. Il drag factor, a differenza del settaggio del damper, che è variabile, vedremo poi perché, è quello che consente all'applicazione ErgData della Concept, che vi consiglio di scaricare tra parentesi, è quello che consente a questa applicazione di confrontare e di mettere in classifica i risultati ottenuti in qualsiasi parte del mondo. Questo perché? Perché a parità di settaggio di damper non è detto che corrisponda lo stesso drag factor, ovvero lo stesso feeling che noi percepiamo con la macchina quando remiamo, perché il drag factor è influenzato da fattori ambientali come temperatura, umidità e altitudine e da fattori meccanici che riguardano la manutenzione della macchina, in particolar modo da quanta polvere sia depositata in questi forellini e vada a ostruire l'ingresso dell'aria. Se c'è tanta polvere, per esempio, io posso aprire tanto la serranda, ma comunque c'è un ostacolo fisico che è la polvere stessa all'ingresso dell'aria, quindi il drag factor bisogna provarlo ogni volta sulla macchina, perché cambia da macchina a macchina anche all'interno della stessa palestra, basta che siano due macchine comprate in due momenti diversi e voilà che il drag factor cambia anche di molto. Come si fa a vedere? Allora, se avete scaricato l'app ErgData ve lo mette in primo piano assieme ad altri numeri. Se non avete scaricato l'app ErgData, basta andare sul menu, altre opzioni, visualizzare il drag factor e iniziate a remare, non importa con che forza, il drag factor è indipendente dalla forza con cui remate e vi dirà il numero. Se volete un drag factor leggermente maggiore, basta tirar su, se volete un drag factor leggermente minore, basta tirar su e regolarlo anche di piccoli steps. Adesso cerchiamo di capire come
trovare il drag factor migliore per la prima mezza maratona. Dando per scontato che abbiate già fatto almeno una volta i 5-10.000 metri se volete fare una mezza maratona, altrimenti mi sembra un pochino prematuro, vi sarete sicuramente accorti un passo dopo circa 10 minuti di lavoro in cui potevate dire ok, a sto punto posso andare avanti anche all'infinito, ho trovato il mio equilibrio, la remata è fluida, l'affaticamento è rimasto costante, il cuore è stabile, posso andare avanti all'infinito, quello è il vostro passo aerobico. Vi dico di provarlo almeno sui 5.000, ma meglio ancora su 10.000, perché all'inizio è facile sbagliare andatura, o perlomeno i 2.000 non sono aerobici, quindi se cercate il passo aerobico nei 2.000 state comunque facendo un errore di concetto, mentre sui 10.000 l'aerobica ha il sopravvento su tutti gli altri sistemi energetici. Vedendo questo vi sarete anche resi conto, soprattutto se l'applicazione RegData vi ha fatto il grafico, qual è lo stroke rate in quale avevate il miglior output con la minor fatica, cioè con la maggiore stabilità della percezione di fatica. Stroke rate cosa vuol dire? I colpi al minuto, quelli che quando siete sul monitor sono indicati nell'angolino in alto a destra. Ricordiamo che da uno stroke rate alto, sempre a livello di distanza aerobica, come potrebbe essere un 30-31 per un atleta più piccolo e leggero, o un 27-28 per un atleta un pochino più pesante con le gambe lunghe, e tra uno stroke rate basso, che può variare dai 16 ai 22, quello che cambia principalmente è il tempo del ritorno, perché più o meno la fase di spinta è sempre quella. Cosa comporta questo? Comporta una variazione nel tempo dell'ispirazione, perché se avete visto gli altri miei video, è l'ispirazione che si fa nella fase del ritorno, mentre è l'espirazione che si fa nella fase di stroke. Quindi, se siete abituati a una respirazione un pochino più dinamica, dovete usare uno stroke rate un pochino più alto, e quindi vi consiglio un drag factor che va tra i 100 e i 120. Mentre se vi siete trovati bene durante i vostri primi 10.000 con uno stroke rate basso, vuol dire che avete più bisogno di ispirare, ovvero avete più bisogno di tempo di ispirare, perché poi non è detta che entri più aria. Magari avete una meccanica un pochino più inefficiente, su questo ci sono tutti gli esercizi che si possono fare, o semplicemente siete in grado di espandervi tanto ma avete ancora qualche problema ad utilizzare bene il naso. Il naso è lo strumento idoneo all'ispirazione, ma molti hanno perso questa capacità. Quindi c'è tutto il percorso per ritornare a essere bravi a ispirare dal naso e liberare quindi l'accesso a tutti i muscoli dell'ispirazione. Se vi trovate bene quindi con un ritorno più lento perché avete bisogno di ispirare in più tempo, vi consiglio un drag factor che va dai 125 ai 145. Il mare generalmente, questo così a puro scopo informativo, fornisce un drag factor attorno ai 125-130. Adesso, rimanendo sul fattore respirazione, cerchiamo di capire come scaldarci e come valorizzare il settaggio della macchina, oltre che in termini di damper che abbiamo appena nominato, per riuscire a respirare meglio. Per quanto riguarda il riscaldamento, io consiglio sempre di farlo con l'Elevation Mask. Ho fatto appunto un video a riguardo, l'ultimo che ho fatto sul navigatore era proprio sull'Elevation Mask e sulla sua importanza. Perché? Perché costringe uno ad una postura corretta, altrimenti è impossibile respirare perché la maschera fornisce una resistenza. Due, questa resistenza attiva i muscoli dell'ispirazione e darà degli input che dovremmo cercare di mantenere per tutto poi il momento della maratona, della mezza maratona. Come consiglio di scaldarvi? Prima semplicemente in posizione di respirazione, che è questa qui, sulle ginocchia, seduti sui talloni, busto eretto, premere subito sotto le coste,
e, inspirando dal naso, cercare di spingere le mani fuori e rilassarsi. L'inspirazione ha un'enfasi, l'espirazione è semplicemente un rilassarsi. In questo modo. Fatto questo, indossiamo la maschera, che adesso non utilizzo perché sennò non riuscirei più a parlare, e proviamo questi pattern. Con la maschera proviamo un'inspirazione power, quindi una forte inalazione sempre dal naso, e un'espirazione rilassata, in questo modo. Ok, facciamo una quindicina di respirazioni in questo modo, dopodiché proviamo 15 respirazioni dove non solo l'inspirazione è power, ma anche l'espirazione sempre dal naso è power. E risulta più o meno così. Questo sarà anche il momento in cui alla fine del vostro secondo riscaldamento vi troverete pronti per affrontare l'inizio della mezza maratona. Bisognerà imparare a sincronizzare l'inspirazione con il ritorno e con la fase dello stroke. Facendo questo, io posso anche provare la velocità con cui riesco a mantenere questo tipo di respirazione senza problemi e di conseguenza regolare lo stroke rate e di conseguenza regolare il drag factor migliore. Fatto questo tipo di respirazione, proviamo la terza ed ultima, ovvero un'inalazione forte dal naso e un'espirazione sempre forte dalla bocca. Questo deve essere il vostro jolly, ovvero negli ultimi chilometri, se volete consolidare il vostro risultato, ovvero guadagnare qualche secondo o addirittura minuto sul risultato finale. Ma vi ricordo che per la prima volta la mezza maratona ha come obiettivo essere portata a termine. Le successive volte poi si lavora sulla performance. La respirazione che dobbiamo provare adesso è di forza dentro, di forza fuori dalla bocca, quindi se per qualsiasi motivo durante la maratona stessa vi troviate in affanno, vi consiglio di usare questa respirazione per abbassare rapidamente il cuore e tornare poi ad inspirare di forza dentro e di forza fuori sempre dal naso. Questo ricordo di provarlo con la maschera perché fornisce quella resistenza in più che fa anche sembrare tutto più facile, poi quando la si toglie si va a fare la mezza. Un altro consiglio che è bene fare come riscaldamento è provare la fase di catch 2 minuti cercando di inspirare forte naso-naso, ovvero così. Mi metto in fase di catch, alla mia migliore fase di catch, e sto 2 minuti così respirando. Ecco, se non riesco a fare questa cosa per 2 minuti, questa fase di catch è troppo spinta per me. Ho bisogno di o cercare di guadagnare meno centimetri e rimanere un po' più indietro, quindi spingere pian piano un po' più giù i talloni e aprire un po' di spazio qui, oppure sempre per aprire un po' di spazio qui posso, adesso questo era già al minimo, abbassare questa pedalina. E non è quello che normalmente si consiglia, ma in realtà è molto utile per evitare errori meccanici, che è la prima cosa che dobbiamo correggere quando si fa una distanza lunga, ripeto, perché un piccolo errore meccanico per tanti chilometri è un grosso problema. E l'errore che avreste visto se avete già fatto una mezza maratona e vi siete trovati in difficoltà con la fase di catch è questo: la difficoltà all'accesso ai muscoli da qui
vi fa dare la priorità all'apertura dell'arca, ovvero invece che spingere sui talloni, iniziare a spingere sempre indietro lasciando le spalle avanti per poi aprire l'anca, vi fa fare questo. Aprire l'anca, ho aperto spazio, posso ispirare e poi spingere. In questo modo vi bevete un sacco di forza, si dice, ovvero non la utilizzate. Se questo è il caso, bisogna abbassare un po' le pedane o limitare il reach, cioè la voglia di guadagnare centimetri qua. Perché ricordiamo, la macchina sì, misura la distanza, ma la distanza è buona solo quando la meccanica è buona, altrimenti sono posizioni in cui non c'è forza, in cui non si riesce a recuperare perché non si riescono a ossigenare bene i tessuti e quindi nel lungo si crea un grosso gap, cosa che non vogliamo assolutamente. E per quanto riguarda la calzatura, vale lo stesso discorso che ho fatto per abbassare un po' le pedaline. La calzatura non deve essere con una suola spessa, non deve creare un'interfaccia troppo spessa tra la pedana e il piede dell'atleta. Uno, perché la macchina misura la connessione che noi abbiamo con la macchina. Se perdiamo feeling perché la scarpa è spessa, la connessione risulta comunque più scadente e di conseguenza anche l'output che il computer poi va a rilevare. Un'altra cosa, o utilizzate il piede nudo o utilizzate una scarpa possibilmente barefoot, perché il tallone rialzato, come hanno più o meno tutte le scarpe, da pochi millimetri con le scarpe da crossfit attuali a addirittura centimetri per quanto riguarda le scarpe da corsa, o addirittura qualcuno arriva con quelle da weightlifting, il rialzo sotto il tallone cambia la meccanica, la relazione che c'è tra piede, caviglia e ginocchio quando siamo nella fase di catch, e non va assolutamente bene. Quando io sono nella fase di catch, se il catch è completo, quindi sono al mio massimo reach, il tallone deve potersi alzare, non devo avere ancora il tallone attaccato alla pedana attraverso il tacco. Altrimenti, senza entrare troppo nello specifico e nel tecnico, altero la meccanica di ginocchio, caviglia e probabilmente anche di anca e inizio a sviluppare tanti piccoli attriti e dolorini che in una distanza lunga poi possono durare anche giorni successivi alla prova. Per questo video direi che ho già snocciolato diversi argomenti e ci vediamo per il prossimo. Intanto buon lavoro!